Da quest'anno abbiamo pensato di fare delle assemblee di istituto e coinvolgere gli alunni in una maniera un po' diversa, invece che le solite assemblee un po' così noiose o soltanto con dei discorsi un po' sempliciotti, abbiamo deciso di invitare dei personaggi a livello sociale molto importanti affinché possano delucidare i nostri compagni con degli aspetti che ci raggruppano, diciamo, in tutta l'Italia, in tutto il mondo, l'Europa. E così abbiamo iniziato questo nostro percorso con un dibattito politico, date le precedenti elezioni, affinché gli onorevoli intervenuti possano spiegare ai ragazzi quello che è la politica nel nostro paese. Quale messaggio va dato oggi a questi ragazzi? Io credo che il messaggio ce l'abbiano dato innanzitutto i ragazzi con la loro composta partecipazione. Ho visitato due scuole, l'istituto professionale e questa è la ragioneria, in entrambi è un'esperienza esaltante. Lì dei ragazzi che sanno fare già il loro lavoro, il loro mestiere, cuochi bravi, ragazzi che sanno servire a tavola molto, e qui ragazzi che partecipano a un dibattito non semplice, complicato, complesso, che affrontano il tema della riforma delle ex province, affrontano la questione della buona o cattiva politica, affrontano temi dell'immigrazione. Mi ha colpito la loro maturità, sono convinto che poi è il frutto anche di una città, di una scuola intanto che funziona, ma anche di una città che credo che su questi temi, come quelli della coesistenza fra culture diverse, credo che abbia da insegnare una città come Mazara al resto d'Europa. Mazara dovrebbe essere considerato l'esempio di come si possa affrontare i fenomeni dell'immigrazione senza scatenare fenomeni di violenza, di esclusione e di prepotenza. Questi sono i temi che davvero interessano, perché qui si è partiti da un problema reale, l'auditorium che non è stato completato, quindi una struttura che potrebbe essere utilizzata da tutti, che se ne sente un gran bisogno, dice di chi è la colpa delle province. Allora chiediamo alla politica che intenzione ha di fare con le province. E poi anche sui fenomeni migratori, dai quali chiaramente poi Mazara rappresenta davvero una dei grandi gioielli anche dal punto di vista dell'integrazione culturale che c'è stato qui. Abbiamo parlato di questo, io devo dire che ho esordito oggi pomeriggio il mio intervento dicendo che io alla loro età a guardare tre politici che parlavano non ci sarei mai andato. Per cui c'è anche una grande attenzione e partecipazione che comincia davvero a esserci, fa piacere. Poi magari non tutti erano interessati ai temi, però devo dire che si sta cominciando a fare qualcosa di meglio. C'è un tale che tempo fa mi disse che se volevo vivere in un mondo migliore doveva questo mondo essere abitato da persone migliori. Forse magari da esempi come questi ragazzi comincerà davvero a essere una Sicilia che potrà fra qualche anno contare su energie positive e migliori. Buon incontro organizzato dall'Istituto Ferrara di Mazara, che ha toccato vari temi. È l'espressione di ragazzi che non strumentalizzano le assemblee per non fare niente, ma che hanno voluto dare un tono più importante, più come posso dire, civile a questo loro spazio autogestito. Pertanto incoraggiato, semplicemente fatto da supporto a questa organizzazione di questo bellissimo evento, che li ha visti protagonisti e li ha visti confrontarsi con queste personalità del mondo della politica su temi di interesse contemporaneo.